continua il pressing delle regioni riguardo il nodo riaperture e quello del coprifuoco. Lei cosa ne pensa? Beh, io penso che a prescindere dalle riaperture e per il coprifuoco, secondo me l'unica cosa importante è che debba essere intensificati un pochettino i controlli, perché se tutti quanti stessimo insomma in giro, però tutti con la mascherina, rispettando le distanze e tutte le procedure, sarebbe sicuramente l'ideale per tutti. Lei quindi segnala delle criticità in tal senso anche nelle zone circostanti? Io vedo parecchia gente che magari passeggia, forse più ragazzini che persone adulte, senza insomma particolare controllo di avere mascherina messa nel posto, nel luogo giusto, coprendo il naso o comunque stando soprattutto distanti l'uno dall'altro. Salvo novità dell'ultima ora, la Campania dovrebbe rimanere in zona gialla, lei è d'accordo? Io sono d'accordo, nel rispetto sempre di tutte le normative igienico-sanitarie, sì, cioè per me è giusto così, perché poi magari il negozio resta chiuso, ma la gente comunque c'è in giro, fa assembramenti, insomma non ha tanto senso poi per il commerciante che magari è costretto a stare chiuso. Giusto che sia per tutte queste povere persone che non lavorano e che hanno un'attività con delle spese, delle cose, bisogna effettivamente continuare in questo senso qua, con un po' di legalità riguardo proprio delle sicurezze delle persone che stanno lì a lavorare. Io sto in pensione, per cui capisco le persone che praticamente a fine mese non ce la fanno e questo pressing purtroppo è dovuto da queste persone che devono lavorare. E lo stesso De Luca ha lanciato questa card vaccinale, questo attestato di immunizzazione tramite la vaccinazione. Può essere questo lo strumento per rilanciare le attività, soprattutto quelle turistiche? Se lui ci fa questa card, può essere qualcosa di positivo, perché parecchie persone, come stiamo vedendo, che vendono dei certificati falsi che attestano che sono fatti i vaccini e cose extracomunitarie comprese. Non è che sono razzista, però le cose non vanno così, perché ci dobbiamo salvaguardare la nostra nazione, dobbiamo salvaguardare il nostro comune, il nostro bene, e quindi ci vuole un ente che controlla tutte queste discrepanze. Continua il pressing delle regioni riguardo il nodo del coprifuoco e sul tema delle riaperture. Lei è d'accordo? Cioè, lei cosa ne pensa? Il coprifuoco deve rimanere, perché non lo decide il governo, lo decidono i professori dei virologi, perché la malattia gira ancora. Quindi non dobbiamo lasciare libero a chi vuole aprire tutto. Bisogna aspettare, perché la responsabilità è di tutti quanti, che oggi come oggi i ragazzi già non la rispettano. Immagino poi se tolgono il coprifuoco. Continuare sulla linea del rigore fino a quando la situazione non migliora. Ma il coprifuoco non l'hanno inventato i politici, il coprifuoco l'hanno autorizzato e messo nella cosa sanitaria, perché siamo ancora pieni di virus e non si può rischiare. È d'accordo con la decisione, che dovrebbe essere ufficiale nelle prossime ore, di mantenere la Campania in zona gialla? Dipende dai numeri. Se i numeri dicono che si può stare in zona gialla, ben venga, però bisogna capire se questi numeri sono dati reali o sono dati giornalistici. E la situazione in giro come la vede in termini di assembramenti, di eventuali situazioni di rischio? Quella poi è responsabilità del singolo cittadino, stare attento e quindi cercare di rispettare quantomeno le regole che ci sono state date già da un anno a questa parte. Siamo noi, penso che siamo principalmente noi gli artefici del nostro destino in questo momento, quindi se ci comportiamo rispettando le regole, forse rimarremo in zona gialla e chissà se riusciremo a toglierci anche la mascherina. E teme che questa sorta di liberi tutti, no? Queste riaperture, seppur graduali, possano in qualche modo innescare l'incoscienza dei cittadini? Sicuramente sì, perché liberi tutti purtroppo già si nota per strada una certa libertà, tra virgolette, che probabilmente non ci porterà buoni risultati nelle prossime settimane, però si spera sempre nella coscienza delle persone e dei cittadini, perché questo, l'unico,
L'unico modo per affrontare questa situazione è avere coscienza, non si può lasciarsi andare, ecco, proprio con la parola liberi tutti, no, non va bene.